Non c'è dubbio che quando la mente è sotto l'azione della luce divina diventi del tutto chiara, così che essa stessa possa vedere l'abbondanza della sua luce. Questo avviene quando il potere dell'anima domina sulle passioni. Tutto ciò che appare all'anima sotto forma di immagine o di luce o di fuoco proviene dall'astuta abilità del nemico che, come insegna San Paolo, si traveste in angelo di luce. La via dell'ascesi non deve essere intrapresa con la speranza di avere tali visioni. Un'anima che ha queste intenzioni diventa facile preda di Satana. Dobbiamo riuscire ad amare Dio con tutte le nostre facoltà percettive e con latitudine di cuore, cioè con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Chi è mosso dalla grazia di Dio a far questo, pur rimanendo nel mondo, è esule dal mondo.